Conoscete il museo albergo Atelier sul Mare? Venite con me! Nella baia acciottolata di Castel di Tusa, prospiciente la spiaggia Le Lampare, vi è il suggestivo Atelier sul Mare, albergo pressoché unico al mondo per via delle camere custodite al suo interno. L'artefice di tutto questo è Antonio Presti, l'ideatore della Fiumara d'Arte. Qual è l'obiettivo di questo museo albergo? Qui artisti nazionali e internazionali si sono impegnati nella rivisitazione degli originari ambienti, concepiti come una vera e propria opera. Lo scopo è di realizzare un luogo dove le persone possono abitare dentro un'opera d'arte. Se è vero che il sogno di tanti è addormentarsi all'interno di un museo per essere più a stretto contatto con le opere, Antonio Presti ha vinto questa scommessa offrendo non solo la possibilità di vivere l'arte a stretto contatto, ma sottolineando l'importanza di come ciascuna opera o camera è pienamente realizzata nel momento in cui l'ospite la abita e la vive, divenendo quindi parte integrante dell'opera stessa. Poco prima dell'ingresso all'atelier ci dobbiamo soffermare presso il cavallo eretico, una scultura in lamiera e acciaio inox. Emblema della libertà, esso si rivela come un invito a diventare eretici, ad assumere scelte responsabili seguendo il lume della ragione. Da non tralasciare all'ingresso è inoltre il Cantico di Castel di Tusa, una raccolta di numerosi scatti di bambini e giovani del luogo accompagnati dalle parole del Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi. In un tempo in cui tante persone lasciano la propria terra alla ricerca di un futuro più prospero, il Cantico si propone di infondere luce sui valori dell'identità e dell'appartenenza a un territorio, per combattere la grande ondata di migrazione che sta colpendo tante zone della Sicilia. Raccontare tutte le camere dell'atelier è un'impresa davvero ardua. Cercherò dunque di citarvi quelle che più mi hanno colpito, come il nido, un elogio alla purezza e alla protezione, dove il bianco regna sovrano e dove è presente un letto scultura dalla forma semiellittica, caratterizzato da un copriletto che simula il piumaggio degli uccelli. Trinacria di Mauro Staccioli, un omaggio alla Sicilia con lo sviluppo del tema del triangolo, come il letto bianco e la scultura verticale rossa immersi nel nero delle pareti. Realizzata nel 1993, l'artista toscano collaborerà nuovamente con Antonio Presti per la realizzazione della piramide al 38° parallelo nel 2010. O anche della pittura, camera pregna di energia vitale, le cui pareti sono segnate da linee e colori. La camera si presenta come un quadro astratto, caratterizzato da giochi cromatici e da scie luminose. In linea con l'opera Aretusa, presenta Castel di Lucio, firmata non a caso dagli stessi autori, Pietro d'Orazio e Graziano Marini. Un'esplosione di frammenti di terracotta si può ammirare nella stanza della terra e del fuoco, dove il letto al centro pare essere sospeso nel vuoto, mentre di fronte un reticolo labirintico in ferro si svolge per formare una sedia scultura. Opposta ad essa concettualmente è la stanza dei portatori d'acqua, dove una grande finestra illumina la stanza rivestita in rame, creando incredibili giochi di luce. Lo spettatore può giungere all'origine della purezza avvicinandosi alla fonte di pietra, dove può bagnare il proprio viso. Un richiamo al mare, invece, è linea d'ombra, dove al centro della stanza vi è un letto zattera, che sembra navigare verso la grande finestra aperta sul mare. Interessante anche la MAM, dove si può sperimentare l'incontro con gli altri visitatori, tre stanze evocanti il caldo ambiente mediterraneo, che convergono attorno a un bagno medio orientale, caratterizzato da una mescolanza di stili in perfetta comunione tra loro. Pregna di sentimenti e l'omaggio al maestro puparo Mimmo Cuticchio, al centro della stanza vi è un teatrino dei pupi e molto vicino ad esso vi è il letto, ad esprimere al meglio lo stile di vita degli artisti viaggianti di una volta, dove il teatro e la casa erano praticamente un tutt'uno. Evocativa è la stanza del profeta, stanza omaggio a Pasolini, un sistema complesso di ambienti e specchi disorientanti che conducono a una stanza le cui pareti sono interamente realizzate in paglia e fango, ispirata al fiore delle Mille e una notte. Oppure Energia, una stanza che si rivela immediatamente come calda e sensuale, o Eterea, stanza basata sul gioco della luce e sull'artificio dei colori. Premendo un bottone, difatti, tutta la stanza si ritrova immersa in colori e in messaggi fluorescenti che appaiono sulle pareti. Infine la torre di Sigismondo, caratterizzata da un corridoio oscuro che ci conduce a uno spazio cilindrico dove è presente un letto circolare, che ci permette attraverso una finestra di contemplare la bellezza del cielo stellato o del ciel sereno.
Questo è l'Atelier sul Mare, un albergo museo che si mostra come un luogo caldo, pregno di sensazioni e accogliente nei confronti dello spettatore, che certamente non dimenticherà con facilità l'esperienza all'interno di questa struttura. Quanto sarebbe bello se tutti noi ci impegnassimo per rendere un pochettino più bello il luogo in cui viviamo.